Benvenuti, bentrovati, nuovo appuntamento con A Tutta Bici Extra, la nostra puntata numero 191. La iniziamo parlando di Axi, parlando ancora di Axi e dei premi che Axi ha distribuito un paio di settimane fa circa a chiusura della stagione amatoriale 2021, tra l'altro con un vero e proprio record di iscritti, oltre 50.000, un numero davvero pazzesco per un ente, quindi complimenti all'Axi e al lavoro che svolge ogni anno. Noi da parte nostra facciamo in modo di potervelo raccontare nel migliore dei modi possibile. Andiamo a rivivere parte della cerimonia, ma soprattutto a sentire alcune interviste. Emiliano, un 2021 che si sta per concludere e un 2022 che sta per iniziare. Un obiettivo di quello che sarà il 2022 e i numeri del 2021. Sì, buongiorno. Beh, diciamo che il 2021 è stata, come sappiamo, una stagione abbastanza particolare e problematica per le cose che sappiamo e su cui non vogliamo tornare, anche perché anche se il momento sanitario non è felice, dobbiamo guardare al futuro con positività, fare nuovi programmi. Per noi, dal punto di vista del tesseramento, è stata una stagione straordinaria, è stata l'annata più importante, dove i nostri tesserati sono stati più numerosi. Parliamo di quasi 53.000 persone, quindi numeri davvero grandi. Oggi presentiamo il calendario del Gran Fondo, il movimento che è un po' il nostro fiore all'occhiello. Ci sono eventi nuovi, ci sono tutte le conferme degli eventi degli anni passati, quindi cerchiamo di dare ai nostri tesserati un'offerta sempre più ampia, vogliamo farli divertire e vogliamo divertirci con loro. Questi 2 giorni è stato un messaggio importante dove si dice quanto è stato difficile ripartire, però lo abbiamo fatto, perché poi fondamentalmente il ciclismo ci insegna che si può ricadere, ma poi quanto prima bisogna rimontare in bicicletta per continuare a pedalare. Quando si continua a pedalare, il nostro significato è divertirsi e andare a socializzare con il mezzo più storico, no? Che può essere la bicicletta. Il ciclista per antonomasia, quando cade, si rialza e guarda se il mezzo meccanico, cioè la sua bicicletta, è danneggiata, poi riparte. Quando è ripartito, guarda se si è fatto male e comunque pensa a riprendere a pedalare e a rientrare in gruppo. Non abbiamo perso 2 annate, perché sono state 2 annate comunque importanti anche di riflessione, perché il mondo amatoriale sta cambiando, stanno cambiando le discipline, ce ne sono alcune che si affacciano con grande importanza e prepotenza. Ad esempio, le aziende stanno andando tutte sul mondo gravel, ci sono ancora pochi eventi, di quei pochi solo alcuni sono partecipati, quindi dobbiamo prendere atto di questa pausa, di questo momento che abbiamo vissuto, e ripartire con tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. Axi è divertimento ma anche sicurezza. Ormai avete iniziato anche voi una battaglia dove andate a impiegare tantissimo tempo e tutte le vostre energie e risorse per andare a garantire quella sicurezza e portare un po' una nuova mentalità, no? Nel settore che fondamentalmente il mondo della sicurezza ne ha bisogno. Beh, ieri alle premiazioni, ieri abbiamo premiato i nostri circuiti. Alle premiazioni c'era un bimbo piccolo, credo, con i genitori, il papà era premiato, credo sia l'immagine più bella che tutti porteremo a casa. Siamo una realtà amatoriale, ci occupiamo di divertimento, perché comunque l'attività amatoriale deve essere questo, anche con l'agonismo, anche con il tempo che uno ci può mettere a disposizione per allenarsi. Però quindi dobbiamo divertircelo, dobbiamo fare in totale sicurezza, perché siamo tutti uomini, siamo tutte persone che hanno una famiglia, hanno un lavoro, e quindi l'obiettivo prioritario deve essere quello di divertirsi, ma alla domenica di tornare a casa interi, contenti perché ci si è divertiti, e lunedì andare a lavorare. Quindi abbiamo iniziato questa battaglia. Il 2 di novembre abbiamo fatto un evento alla presenza di Vincenzo Nibali al Salone d'Onore del CONI, proprio per parlare di sicurezza, e il prossimo anno i nostri tesserati avranno la tutela legale compresa nella tessera. Siamo l'unico organismo a proporlo, quindi questo certamente sarà per noi una delle tematiche più importanti. Ormai siamo sul fine settimana che precede il Natale. Emiliano, se dobbiamo usare una fantasia, cosa ci vogliamo regalare per il nostro futuro?
Ma dobbiamo regalarci i valori, forse quelli veri, quelli che avevamo dimenticato, quelli che, a cui abbiamo dato importanza quando magari non li avevamo più, non li davamo più per scontati come in passato. E credo che ritrovarsi in questa location con l'attenzione, col controllo del Green Pass rafforzato per tutte le persone, ma il fatto di ritrovarsi, di stare insieme, di festeggiare, di essere premiati, credo sia un punto di partenza. Io credo che sia anche l'ultimo messaggio, un augurio a un amico tuo particolare che doveva essere qua con noi in questi 2 giorni. Non ci può essere, ma voglio che tu sia te a menzionarle, non io. Sì, sarebbe stato l'ospite d'onore anche a dirlo, mi emoziona perché personalmente ho legato tanto con lui, parlo di Johnny Carrera, che è il procuratore di Vincenzo Nibali, Tadej Pogačar. Lui sarebbe stato a festeggiare con noi e ci sarà certamente l'anno prossimo, ha avuto un brutto incidente purtroppo 3 settimane fa. E quindi lo aspettiamo e l'anno prossimo faremo festa insieme. Siamo con Federico Balcone. Quando si parla di Federico, ormai associato a Zero Sbatti, Zero Sbatti associato a quello che è la sicurezza per l'atleta, per tutti quegli passionisti, Federico, che sfrecciano sulle strade e Non per solo. divertirsi, ma attenzione, ma poi tante volte si impatta nell'imprevisto e Zero Sbatti deve entrare in azione. Sì, allora Zero Sbatti nasce proprio come prima associazione in Europa che si prende cura dei ciclisti, che li difende, li assiste non solo nel momento di quando devono andare in tribunale a richiedere il risarcimento del danno, e per quello abbiamo messo una polizza che copre tutte le spese legali, ma un'assistenza fattiva che dal primo istante in cui il ciclista ha l'inconveniente interviene e lo difende e lo assiste. Quello che chiede Zero Sbatti alla fine di tutto questo, di questa iniziativa, è maggiore sicurezza sulle strade, che sono diventate assolutamente un terreno di guerriglia urbana ed extraurbana, perché noi ci rivolgiamo sia ai ciclisti appassionati che svolgono questa attività come sport e come allenamento, anche professionisti, sia come mobilità sostenibile, quindi nelle strade, nelle città normalmente. Federico, da dove nasce l'idea? L'idea veramente di andare a inventarsi, no? Un servizio dove io parlo poi a costo zero, perché poi chi ci sta seguendo dirà però quanto mi costerà, ok? Però è fondamentale andare a sottolineare che zero sbatti è anche zero spese. Sì, Zero Sbatti infatti nasce proprio nello studio legale di appassionati ciclisti che si rendevano conto che quando si doveva difendere un ciclista si impattava contro, oltre al danno subito nell'incidente, anche di recuperare il risarcimento del danno. E come tutelare al 100% il ciclista e lasciarlo a zero spese? Mettergli una polizza che gli coprisse le eventuali spese legali necessarie. Questa è stata una missione nata soprattutto dalla passione per la bici. Quindi noi siamo tutti ciclisti, abbiamo vissuto in prima persona gli incidenti e tutto quello che ne consegue, e quindi abbiamo potuto lavorare proprio dalla strada per la tutela. E poi dall'idea si arriva a prendere come partner Axi, proprio con Emiliano Borgna, proprio che a parte l'amicizia che vi lega, però quanto veramente è consolidata questa oramai collaborazione per andare a dare sempre incrementare quel servizio a tutti i tesserati Axi. Beh, con Emiliano è un discorso che abbiamo iniziato proprio fin dall'inizio e alla fine abbiamo fatto questo accordo. Tutti i tesserati Axi avranno la Zero Sbatti inclusa nel tesserino, quindi ancora, neanche quei 15 euro che chiedevamo per l'associazione, se li si è caricati Axi sul suo tesserino, e quindi omaggia tutti i suoi tesserati della nostra tutela. Ormai siamo alla settimana che precede il Natale, facciamo un regalo veramente a chi ci segue, perché tante volte ci si trova al centro di un problema, al centro di un imprevisto, la prima cosa da fare, Federico. Beh, la prima cosa da fare è chiamarci se sono in difficoltà, ma chiamare le forze dell'ordine, chiamare l'ambulanza se non stai bene, perché tante volte nell'imminenza del danno non ti rendi conto magari di avere una frattura, e l'istinto del ciclista è quello sempre di rialzarsi, salire in bici e andare a casa. Invece prendersi il tempo necessario per capire cosa è successo, fotografare tutto quello che hai intorno, quello è essenziale. Se ci sono dei testimoni, degli amici, fermarli e fare il punto della situazione, perché poi quelle sono le fasi assolutamente più importanti per noi per poi gestire bene il sinistro.
Oramai, ripeto, siamo un tema natalizio, non si finisce mai di crescere, una parte di noi rimane sempre bambini, ma se si dovesse chiedere un regalo, cosa vorresti chiedere, no? Proprio inerente a questa situazione? Io vorrei chiedere proprio a tutti gli automobilisti di rispettarci di più, di tener conto che sulla strada ci sono figli, fratelli, mogli, mariti, papà di famiglia, e quindi quando vedi un ciclista un occhio di riguardo e il massimo rispetto e tutte le cautele necessarie quando lo superi, quando ti approcci a una rotonda o quando prendi uno stop un po' allegramente, diciamo. E noi ringraziamo Federico Balconi di Zero Sbatti per la sua testimonianza e di nuovo auguri. Siamo andati a rivivere, quindi a chiudere in via definitiva con l'AXI la stagione amatoriale 2021. Grandi novità per la 2022. Noi torniamo indietro di qualche altro mese, in realtà siamo a metà tra la scorsa edizione e quella prossima dall'1 al 5 giugno che è già quasi esaurito. Stiamo parlando del Rally di Romagna, 350 le iscrizioni disponibili, già al limite per l'anno 2022. Torniamo indietro, allora l'edizione del giugno 2021, ci facciamo raccontare un po' com'è andata, qualche curiosità, ma soprattutto andiamo a vedere qualche scena che magari sfugge, diciamo così, alle telecamere più ufficiali e le ha girate, ce le ha raccontate l'amico Stefano Poletti in Arte Rustica. Siamo nelle fasi di trasferimento, gruppo velocità controllata, prima di raggiungere la partenza ufficiale. Ed ecco, diamo l'allegria. Vela! Vedete, questa è la strada che percorrono i nostri atleti in questo scenario fantastico. Girano qua attorno e poi si infilano là, che si vedono questi piccoli puntini. Vela! Buongiorno alla stampa! Buongiorno! Chi che rossetta la skin in discesa? Pardon. Ed eccoci ragazzi, siamo nella green zone di questo rally di Romagna. Il Gianni si preoccupa di raccogliere i rifiuti lasciati per terra appunto nella green zone, la zona dedicata ai campioni, campionissimi, primi di buttare giù la plastica. Come al Giro d'Italia, massima professionalità. Mentre qua siamo nelle retrovie del gruppo, dove un italo siciliano, cioè un olandese siciliano e un olandese e un belga si stanno facendo un bel selfie. Tutti bene? Con questo bellissimo cartello, thank you all, grazie a tutti, ciao. Ma tu sei... This plant is very good. Ma tu di la verità, di la verità, un po' italiano ce l'hai. Tu sei olandese di origine siciliana, giusto? Sì, sì, italiano di Africa. Italiano di Africa. E con questo ragazzi è tutto, ci vediamo l'anno prossimo. Ciao. Ciao. Arrivo un duo, mamma. Ed eccoli due baldi giovani direttamente dal Lazio, Roma. Ex giovani. Gli imperatori, come va? Diversamente giovani. Abbiamo finito. Ed è finito. Disfatti. Io vi devo ringraziare per la terza tappa, mi avete dato una carica devastante. Con calma si è fatto tutto anche oggi. È stato molto bello. Cosa ne pensate della discesa? L'ultima discesa. È impegnativa. Bella, dai, impegnativa, andando tranquilli si fa tutto alla fine. Sì.
Ti è piaciuta di più la salita o la discesa? La discesa, notevolmente, notevolmente. Dal rally di Romagna è tutto, a voi studio, ciao da Roma. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Abbiamo qua la super brasilera, facci vedere. Brasil, terza tappa radio. Però devo dire che hai degli amici buoni, non ti sì. hanno fatto dispetti a scriverti cose brutte, strane. No, e ancora manca quello, la dedica di mio figlio, però no, sono... il prossimo anno ci vediamo senza questo. No, porta però la dedica di tuo figlio il va prossimo bene, anno. Va bene, ci sconto, va bene. Ciao. Ciao. Sì. Siamo ad inizio anno, ad inizio 2022, quindi quale occasione migliore in un qualche modo per tornare a parlare di Marco Pantani. Non ci occupiamo delle vicende giudiziarie che sembrano aver ora tutt'altro smalto rispetto a quelle degli ultimi anni, aver ripreso a marciare con grande, con grandissima forza e determinazione. Ci occupiamo invece dei primi anni di Marco Pantani, di alcuni episodi, di alcuni aneddoti che non tutti conoscono. Adesso guardiamo insieme, ammiriamo insieme questo Marco Pantani agli inizi della propria carriera e poi vi dico una curiosità. Eccolo là con tutta la squadra pronta. Con tranquillità questa curva evidentemente ha paura. Seguiamo l'inseguimento di Marco Pantani. Brivido, brivido in questo finale di Tour de France. Ultime pedalate per Pantani, poi può veramente dare un grande sospiro di sollievo perché ha vinto veramente una grande battaglia. Parigi, 2 agosto 1998. Marco Pantani sale il gradino più alto degli Champs-Élysées. È un anno indimenticabile. Pochi mesi prima Pantani ha trionfato anche al Giro d'Italia. Vincere il Tour e il Giro nello stesso anno è un'impresa riuscita a pochissimi campioni e tra gli italiani solo a Fausto Coppi. Ci abbiamo aspettato 33 anni, un italiano in maglia gialla. E proprio come Coppi, Pantani è diventato mito. Via! La bandana calata su uno sguardo che non conosce paura, l'aria schiva ma fiera, il vistoso piercing sul lobo, gli sono valsi un soprannome che gli calza a pennello. Per tutti Marco Pantani è il pirata. E come un pirata va all'assalto non appena la strada si impenna ai suoi piedi. Aggredisce la montagna senza temere avversari, cercando ogni volta le sfide più dure. Pantani se ne va da solo, è una scena che ogni volta regala emozioni uniche. Ed è una sfida colossale tra Pantani e Armstrong. Siamo alla curva conclusiva, Armstrong e Pantani. È tornato Pantani, primo sul Mont Ventoux. Pantani ha vinto rialzandosi dopo ogni caduta. Ha rischiato la carriera, l'amputazione della gamba sinistra, la sua stessa vita. Ma dopo ogni incidente è ripartito più combattivo di prima. È risalito in bici per far sognare gli italiani, per far rivivere l'immortale emozione dell'uomo solo al comando. Ed ogni scatto in salita è stato un tuffo al cuore per milioni di tifosi. Parte Pantani! Quella di Pantani è la storia di un eroe tragico. Una storia che inizia molto lontano, lontano dagli Champs-Élysées, dal clamore dei tifosi e dalla gloria della vittoria. La sua storia inizia a Cesenatico il 13 gennaio del 1970. Marco è un bambino vivacissimo. Trascorre tutto il giorno all'aria aperta con gli amici e mostra fin dalla tenera età un'innata passione per lo sport. Marco ha praticato tutti gli sport da piccolo
e praticamente quando ha preso la passione per la bicicletta stava già praticando il calcio, ma siccome eravamo andati a abitare nel condominio dove si radunavano tutti i bambini dopo scuola che andavano in bicicletta, e lui per due o tre volte gli era andato dietro con la mia bici. Quando veniva a casa era stanco morto e dicevo: sono stanco morto, però non mi hanno mica staccato. Poi niente, suo babbo e suo nonno decisero di comprarci la bicicletta e loro erano già andati a vederla. Però quando hanno aspettato Marco che venisse a casa da scuola per portarlo da vicini per vedere questa bicicletta, lui, come è entrato là, lui ha puntato gli occhi su un'altra, ma quell'altra costava molto di più. E allora suo nonno ha detto: dai, lo stesso, la differenza la pago io, e gliel'hanno presa. È poco più di un bambino, ma Marco ha già capito che la sua strada la farà in bicicletta. Arrivava a casa di corsa, buttava la cartella lì, mangiava, si vestiva e partiva. Ritornava quando era notte. Andava tutte le montagne, siccome mio marito è nato in montagna, e allora gli diceva: ma dove sono, babbo, le montagne? Dove? Allora mio marito gli spiegava, lui partiva e andava a trovarle. Delle volte mi scappava di casa, tornava che era buio e non sapevi dove era, perché non c'erano telefonini, non c'era cosa del genere. Era così, gli piaceva a fare queste cose per scoprire fino a quanto erano dure ste salite, fino a quanto il suo fisico riusciva a superarle, capito? Praticamente questa bicicletta per lui è diventato, non so come definirlo, cioè noi avevamo la cantina di sotto, ma lui la portava in casa. La portava in casa, se pioveva lui la lavava nella vasca da bagno con i miei urli, perché avevo appena comprato questo appartamento con grandi sacrifici, lui la metteva dentro la vasca, la lavava, la asciugava, quella se la portava in camera. E così è successo poi per tutte le sue bici, tutte le sue bici succedeva la stessa cosa, le portava di sopra, le lavava e se le portava in camera. Meraviglioso. Sempre bello poterlo ricordare, la curiosità è che tutto questo potrete vederlo così gratuitamente in formato esteso, un paio d'ore in tutto, è un documentario, un vero e proprio docufilm che trovate su YouTube, si chiama Tutto Pantani, diviso in Tutto Pantani 1 e Tutto Pantani 2, questa è una pillola, una vera e propria minuscola anticipazione, la storia è davvero bella, merita di essere vista, magari proprio in questa prima parte dell'anno, se vi trovate un paio d'ore in più, anche divisa in varie giornate, davvero non mancate di guardare il docufilm che si chiama su YouTube Tutto Pantani 1 e Tutto Pantani 2. Era la nostra ultima clip per questa puntata numero 191 di A Tutta Bici Extra. Grazie per averci seguito, l'appuntamento come sempre alla prossima settimana.